Visto che alcune persone mi hanno chiesto informazioni più dettagliate sui risultati di questo nuovo inchiostro cicidio ferrico denominato Fireblade, ho deciso di farvi vedere così in un video le reazioni dell'inchiostro sui vari supporti, perché appunto l'inchiostro, come si può vedere qua diciamo, dall'effetto luce, è sicuramente rosso, ma su alcuni supporti fa dei viraggi piuttosto sorprendenti. Quindi diventa a volte grigio scuro, a volte resta rosso, a volte resta rosa, e a volte resta prugna, insomma, ne vengono fuori di tutti i colori. Perché? Allora, innanzitutto non è un inchiostro di sintesi, non è chimica, ma arriva da componenti completamente naturali. Quindi poi chiaramente qualcuno mi ha detto: ma che c'è dentro? Beh, chiaramente io di questi inchiostri e di alcuni altri inchiostri, insomma, mi riservo di tenermi la ricetta che ho utilizzato. Poi, peraltro, ho sempre dichiarato le mie ricette sui ferrogallici, e quindi i fondamenti di quelli che sono gli inchiostri verranno addirittura integrati nel mio libro di prossima uscita. Quindi non è che io mi tengo le ricette, mi tengo quelle, diciamo, solo un po' più personali. Adesso vi faccio vedere, questa è una normalissima carta da fotocopia, magari iniziamo proprio da questa, poi anzi no, facciamo un passaggio perché sennò poi non mi posso più appoggiare, vi faccio vedere. Utilizzerò anche diversi strumenti proprio per farvi vedere le differenti reazioni, ma che comunque non ci sono. Qua ho un palettone sec, un automatic pen vintage. Sono acciaio, ma questo è un acciaio inox, questo non è un acciaio inox, questo è un Nikko G, vediamo cosa succederà. Inizio su una carta, ecco, questa avevo già fatto delle prove che ho postato ieri, vedete alla fine viene un bellissimo colore, questa è una carta vergata, però non è una carta pura, non è acid free, quindi ho notato che su queste carte, diciamo, semi-acide, piglia queste colorazioni. Quando la carta è molto acida, ha delle reazioni che lo portano a colori più, diciamo, scuri, tipo il grigio. In alcuni casi, evidentemente, ci sono bassi tassi di acidità, rimane rosso, anche su carte che possono sembrare simili. Quindi bisogna, chiaramente, essendo un composto acido, reagisce molto sulla componente proprio della polpa con cui è stata fatta la carta. Quindi le reazioni sono molteplici a seconda proprio del supporto. Adesso vi faccio vedere. Allora, proviamo a scrivere. Vabbè, in questo caso scriverò di nuovo, visto che fra qualche giorno ci sarà la presentazione del mio corso di rotunda, scrivo in rotunda. Allora. Vedete che all'inizio la colorazione è molto intensa. Ecco, caratteristica di queste lettere, divagazione che non c'entra con l'inchiostro, ma c'entra con la calligrafia. Le maiuscole della rotunda hanno tutte un raddoppio delle aste, una caratteristica proprio. Qua ne facciamo un'altra con l'automatic pen. Vedete che lo vedremo poi alla fine del video. Comunque vedete che è un bel rosso acceso. Facciamo un'altra lettera, che so, una A.
Ok, vedete che rispetto a lo stesso inchiostro, diciamo secco, questo è molto più acceso. Lo stesso vale anche se usassi, appunto, se uso una punta sottile. Allora, ecco qua, vedete che resta sempre un bel rosso acceso. E così via, vedete? Ok. Adesso andiamo fino qua, nulla di che. Adesso andiamo con gli effetti speciali. Allora, qua c'è la cosa carina che anche ho mostrato ieri. Allora, qua ho due carte, quelle proprio pedestremente da buste, quelle proprio curriculum interno. Quindi apparentemente simili, ma la carta cambia, quindi le reazioni dell'inchiostro sono veramente diametralmente opposte. Allora, partiamo con questa, facciamo una prova col palettone, dovrebbe diventare tutto grigio. Vedete che sta virando, cambia un po' il colore, ma perché un po' risente anche dallo strumento che si usa. Comunque vedete, c'è una variazione cromatica evidente. Proviamo con l'automatic. Vedete che in poco tempo, ecco qua il viraggio praticamente, qua si vede solo rosso qua, ma tutte queste zone le vedo perfettamente rosse ancora. Ok. Che c'è stato un viraggio abbastanza repentino sul grigio, ok? Lo stesso dicasi anche se intervengo, appunto, non è il supporto migliore per scrivere in corsivo inglese, ma virerà anche sicuramente qua. Vedete? Addirittura questo è nero, con la punta sottile che incide un po' di più le fibre della carta, quindi permea di più le fibre, diventa praticamente nero o grigio antracite scuro. Quindi questo l'abbiamo fatto. Poi, ecco, sempre quella carta lì, eccola qua. Qua l'avevo fatto con l'automatic, quindi lo rifacciamo con l'automatic, così vedete la. Praticamente il rosso persisterà, diventa poi un bellissimo rosso mattone, ma all'inizio è un rosso accesissimo e poi avrà quel cambiamento di tono. E qua resterà così, eh. Se lo voglio più pesante, chiaramente devo portare un po' di inchiostro. Eccolo qua. Vedete, qua regge benissimo, non ci sono cambi
cioè ci sarà poi un viraggio finale rosso mattone, quasi viola scuro, insomma, un colore molto molto bello. Adesso purtroppo il video non riesce a dare ragione di questa colorazione. Comunque adesso lo rivedremo fra qualche minuto e vi faccio vedere solo anche qua velocemente. Questa è una classica. Ecco, togliamo la goccia che è pericolosa. Allora, è una classica pergamena vegetale, quelle che vengono definite. Anche queste sono carte non propriamente acid free, e qua prende delle colorazioni quasi rosa. La vediamo un attimo con. Sec, anche qua il colore regge, non c'è quel viraggio repentino al grigio. Vedete? Ecco qua. Vedete che è un bel rosso, quasi un vermiglione, però poi tenderà a virare su un rosa antico, un colore anche questo molto bello. Però vedete qua già cominciato, vedete dove ho asciugato, ci mette un po', lo vedremo fra un attimo. Adesso vi faccio vedere solo qua che praticamente diventerà tutto praticamente grigio, perché sulla carta normale, carte normali, diventa grigio immediatamente, un bellissimo grigio. Tra le altre cose, resta completamente waterproof, quindi. Vedete il cambio di tono e la colorazione. Ok, proviamola facciamo una sola lettera. Una D, eccola qua. Vedete che è diventato un bellissimo grigio e diventa grigio anche chiaramente con la punta sottile. Niente, ora richiudo il mio inchiostro e vi faccio rivedere, insomma, le tenute sui vari supporti. Allora, qua vedete che sta asciugando e man mano si sta trasformando in rosa, praticamente. Ok, nelle zone già asciutte sta diventando rosa. Qua è rimasto invece tutto un bel grigio, come avevamo visto prima. E qua è diventato un bel nero, Si vede bene anche dal video, allo schermo, insomma, si riesce a capire bene questa differenza. E poi, lucis in fondo, possiamo vedere gli ultimi. Allora, vedete che qua è sempre rosso, non ci sono state incidenze di grigio, quindi diciamo, il tono di rosso, appunto, di rosso rimane perfettamente. Sta solo asciugando e diventerà più scuro. Già si vede in atto rispetto a prima.
E poi l'ultimo, anche qua sta tenendo molto bene il colore su questa carta vergata, sta scurendo, chiaramente vedete, sta somigliando sempre più a questo. La peculiarità anche molto bella, non lo so, ecco, un po' si vede, ecco qua, ecco, adesso si vede bene. Praticamente c'è una perimetrazione sull'esterno delle lettere più scura, c'è un accumulo più scuro ed è proprio dappertutto, penso che si veda abbastanza bene, ecco. Adesso si vede a seconda dei giochi di luce, si vede perché è più lucida. E niente, con questa cosa qua chiudo. L'inchiostro è questo, veramente una cosa, secondo me, particolare e strepitosa, così che penso si possa ottenere solo con inchiostri handmade, quindi fatti a mano. Ogni tanto, come mi è capitato già di dimostrare nei passati anni, alla ricerca di alcune cose, poi ne trovi delle altre, forse ancora più belle di quelle che già cercavi. È il bello di lavorare con passione, di farsi le cose da soli, ok? Non vale solo per l'inchiostro. E con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per la vostra graditissima attenzione. Grazie ancora a tutti.